Buongiorno, siamo in un frutteto familiare e adesso poteremo il susino. Abbiamo due tipi di susini, il susino eurogiapponese e il susino europeo. Capite la differenza dai frutti? Vedete che il susino europeo ha i frutti che si staccano dal nocciolo, e il susino giapponese invece ha i frutti attaccati che non si staccano, tipo formosa, burmosa, sangue di drago, tipo la goccia d'oro. Poi l'altra caratteristica del susino giapponese è di avere una ricchezza di gemme, per cui una pianta generosa che dà sempre frutta. Ecco perché è importante in estate fare anche il diradamento dei frutti, cioè farne cadere una certa quantità per favorire le dimensioni di quelli che rimangono. La prima cosa da fare su questa pianta è togliere i rami mal posizionati, cioè i succhioni, cioè quelli che sparano verso l'alto. Adesso, dopo aver tolto i succhioni e pulito un po' la pianta dai rami eccessivamente vigorosi, vediamo di fare un po' di pulizia sui rami a frutto, perché abbiamo troppa frutta. Ricordo che la potatura serve per equilibrare produzione e vegetazione, per cui rami inseriti male, come in questo caso, o se no, come in questo caso, rami sovrapposti. Se ne sceglie uno. Due, un altro qui, questi qui sono sovrapposti, vanno eliminati. Cioè questa pulizia favorisce una fruttificazione più adeguata, più ricca. Poi se la branchetta è troppo lunga e tocca terra, mi posso riportare su un ramo di un anno che sta indietro. Avremo la produzione qui, l'avremo qui e poi su questo. Il susino, visto che è ricco di gemme a fiore, può avere anche i rami che, dimezzati, si possono dimezzare senza problema, senza esagerare. Come in questo caso mi riporto qui, così lo tengo intero e questo lo taglio. Questo che è inserito male lo elimino. In questo caso potrei scegliere di riportarmi su questa branchetta qui e togliere questa, rimpicciolendo la mia branca. Per cui in questo caso uso il segaccio. Ricordo che un taglio perfetto favorisce la cicatrizzazione e impedisce l'insorgere delle malattie fungine. Possiamo riportare questa cima qui e togliere questa parte, raccorciando la branca. In questo caso togliamo questo rame eccessivamente vigoroso, lasciando due branchette a frutto, che sono queste. Questa cima qui potrebbe essere eccessivamente lunga, mi riporto su un ramo di un anno che mi diventa la mia cima. Ricordatevi che la gemma terminale controlla a livello ormonale il flusso della linfa in tutta la pianta, per cui è importante non troncare mai la cima delle piante. Ecco, la pianta comincia a essere potata e comincia ad avere una forma più adeguata per la produzione e per la vegetazione. Vi ricordo che le susine, come le pesche, sono delle drupacee, e hanno bisogno di essere raccolte a completa maturazione, per cui non vanno raccolte prima, altrimenti non riescono a maturare staccate dalla pianta. Si chiamano drupacee queste piante perché hanno tutte un nocciolo: albicocco, susino, ciliegio, mandorlo. Vi ringrazio dell'attenzione, spero che queste brevi notizie siano servite per potare le piante dei vostri giardini.